Giovedì 5 ottobre 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno e grazie per la partecipazione ieri alla diretta e parleremo ancora oggi della partita del Milan a Dortmund. Lo faremo attraverso le pagelle che più tardi vi presenterò, le vostre pagelle che state continuando a votare su rinaldomorelli.it e poi anche attraverso il talk che penso torni domani in modo da dare oggi spazio a voi e ai vostri vocali al numero WhatsApp 366-111-2964. Massimo 2-3 minuti, presentatevi all'inizio del vocale e potrete partecipare appunto alla prossima puntata di Talk. Oggi la nostra rassegna stampa è incentrata sulla Champions, ovviamente, sulla gara del nostro Milan ieri sera a Dortmund, il pareggio per 0-0 che in un certo senso, come dire, rende meno facile il girone. E 2 punti in 2 partite, 2 pareggi, 0-0, nessun gol fatto, ma anche nessun gol subito, e anche di questo parleremo. E poi la Lazio che vince sul campo del Celtic di Glasgow, e dunque va in testa al girone, e oggi Europa League e Conference League, naturalmente, e poi si continua, insomma, sulla scia del Money Before. Ovvero l'assegnazione dei mondiali a una cinquantina di continenti, nonostante nel mondo non ce ne siano 50, ma se ne sono inventati per poter fare un po' di soldi. Insomma. Si sono inventati dei nuovi continenti. Andiamo a vedere insieme le prime pagine dei giornali. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, Gazzetta dello Sport che apre impietosa sulla nostra assenza di reti per quel che riguarda naturalmente l'Europa. Senza rete, si scrive la Gazzetta, Champions a Dortmund, altro 0-0 del Milan. Tante occasioni, ma soltanto un punto con il Borussia. Leao dice bisogna essere più incisivi. Gli ottavi ora sono complicati. La Lazio vince al 95esimo a Glasgow, Lazio infinita, il colpo di Petro e vola in testa al girone. Fuori dal calcio, complimenti a Jannik Sinner, che vedete qui lo scatto di Sinner, dopo Alcaraz batte Medvedev. Come pesa il trionfo di Pechino anche nella classifica generale? Per quel che riguarda le partite di questa sera, Roma esplode il caso sponsor. Non sto nemmeno a raccontarvi di cosa si tratta perché non ne vale la pena. L'Atalanta a Lisbona sfida del gol. All'Olimpico c'è il Servette per la squadra di Mourinho, mentre la Dea con lo Sporting. La Fiorentina al Franchi alle 21 con il Ferencváros di Dejan Stankovic. Questo per quel che riguarda la prima pagina. Poi naturalmente c'è anche un po' di campionato che si vede così sullo sfondo perché sabato gioca l'Inter col Bologna, poi giochiamo noi col Genoa, poi c'è anche il derby di Torino. Scudetto più Coppa, l'Inter ci crede in missione su tutti i fronti. Ora Inzaghi vede doppio, si accende anche Juve-Toro. Oggi è la giornata delle controanalisi di Pogba, Vlahovic resta a rischio, Cairo dice sarà un grande. Se lo dice lui, possiamo solo immaginare, insomma, il livello del gioco. Però magari sarà un derby molto agonistico dal punto di vista dell'intensità. Andiamo al Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport che apre con San Pedro. La Lazio sbanca a Glasgow, pari del Milan a Dortmund. Lo spagnolo al 95esimo firma la vittoria dopo i gol di Furuashi e Vecino. Sarri, primo nel girone con Simeone, Pioli frena, ora terzo in classifica. Osimhen rinnova, dice De Laurentiis, non c'è problema, qui tutti contenti. E continua anche questo circo di cui sinceramente ci interessa poco e credo interessi poco anche ai tifosi del Napoli quando il campo conta molto di più. Mourinho, Paredes, ti amo. Dice Mourinho, giallorossi più ricchi col nuovo sponsor, Riyad Season, Lukaku in campo, Dybala in panchina, Gasperini con lo Sporting e Fiorentina contro Stankovic. Poi c'è Marsiglia Brighton che è un'euro edizione di Gattuso De Zerbi, insomma, duello che ai tempi fu abbastanza rusticano, ecco. E poi vedete il mondiale in Marocco, Spagna e Portogallo, ma con 3 gare in Sud America. Pensate un po', verso l'infinito e oltre. L'Arabia punta ovviamente al 2034, quindi abbiamo già assegnato i prossimi mondiali. Io forse nel 2030 manco ci sarò, e quindi chi se ne frega, non commento questa notizia, la lascio ai giovani. Le partite di oggi, eccole qui: vedete Sporting Lisbona-Atalanta alle 18:45, Roma-Servetta alle 21 per quel che riguarda l'Europa League, mentre sempre alle 21 la Fiorentina con il Ferencváros. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport su Tutto Sport, tralasciando insomma,
intervista a Chiesa che dice siamo bellissimi, squadra fortissimi, qui vedete Milan, Noia, punto e basta. Impresa Lazio, a Celtic Park la squadra di Sarri passa nel finale con Pedro, a Dortmund i rossoneri senza gol. Chi invece i gol li ha trovati, eppure tanti, è il Newcastle. E allora l'apertura dell'Equipe, eccolo qui, vedete la faccia di Mbappé e la disillusione. Newcastle Paris Saint Germain finisce 4-1. La faccia di Kylian dice tutto sulla serata dei parigini. Situazione ora in classifica particolare, vabbè, su AS si celebra la Coppa del Mondo assegnata, quindi saltiamo questa cosa che è per i giovani. Andiamo alla Gazzetta dello Sport e agli approfondimenti. Cominciamo dal Milan e cominciamo dall'Euro Milan che non segna. Anche a Dortmund è 0-0, il diavolo spreca tanto, ora a Parigi senza paura. Altri rimpianti dopo quelli col Newcastle: Giroud sbaglia, i rossoneri hanno avuto in gara, la gara in mano nella ripresa, Pioli è terzo nel girone. Qui vedete i due subentrati, Chukwueze e Adli, impatti diversi sulla partita naturalmente. E qui vediamo, aspetta, che cosa combini? Ecco qua, Christian Pulisic e Musa in campo dal primo, Milan prima italiana con due Maragani. Il Milan è diventato la prima squadra italiana a schierare due giocatori americani dal primo minuto di una gara della Champions League moderna. Insomma, almeno una roba ce la siamo portata a casa, oltre al punto che non fa né felici e né rattrista per come è accaduto. Però il mister ha ragione, dice bisogna essere più cinici. Milan più cinismo, sarà tutto aperto fino all'ultimo. Il tecnico rossonero dice il nostro girone è il più alto, è il più alto di livello e di qualità e di prestigio dei club anche. Non segnare in due partite è l'errore più grande. Su Rafa Leao dice ha fatto bene, è stata una spina nel fianco per il Borussia, ha saltato spesso l'uomo. Su Giroud, sull'attacco in generale, dice c'è mancata precisione sotto porta, in certe occasioni bastava poco per sbloccare. Questo sì, però c'è un aspetto comunque positivo che è quello della fase difensiva. Tomori comanda, diavolo protetto dal muro di coppa, solo Milan e Barcellona, porta inviolata, l'inglese la chiave dietro, il reparto ritrovato. Su questo non c'è dubbio, insomma, che il nostro migliorare la fase difensiva sia un segnale importante per quel che riguarda il campionato, per quel che riguarda anche la Champions. Ieri siamo riusciti comunque a disinnescare in maniera positiva un attacco del Borussia Dortmund che poteva essere più pericoloso, seppure insomma non di primissimo livello. Ecco, a proposito di attacco, l'attacco flop anche per noi. Leao in Europa serve più incisività, altrimenti è dura, dice il portoghese. Non sono felice del pari, creato tanto come col Newcastle, ma non si è fatto gol. Il girone è duro, ci sono squadre forti, andremo a Parigi per vincere. E l'ha detto anche il Newcastle, anzi, ha detto andremo a Saint James's Park col Paris Saint-Germain per vincere. E sono stati di parola. 4-1, il Paris Saint-Germain crolla a Newcastle, poker inglese e primato. Storico trionfo per i Magpies, apre Almiron, chiude Cher. Grande prova di Bruno Guimaraes. 4-1 per il Newcastle. E adesso vi faccio vedere anche, e poi andiamo alla Lazio, vi faccio vedere anche la classifica del nostro girone. Eccola qui, la classifica del gruppo F con Newcastle al comando con 4 punti, Paris Saint-Germain 3, Milan 2 e Borussia Dortmund 1. E ora il doppio confronto con il Paris Saint-Germain il 25 ottobre a Parigi e il 7 novembre a San Siro, poi 28 novembre Milan-Borussia Dortmund e 13 dicembre Newcastle-Milan. Questo per chiudere la prima parte della Champions League, e poi vedremo alla fine se saremo negli ottavi, se saremo in Europa League o se saremo a casa, purtroppo. Vediamo un po' che cosa succede. Andiamo intanto alla Lazio. Lazio che fa un passo in avanti verso la qualificazione. Lazio infinita, Pedro fa il colpo, va sotto pure col Celtic, risale col solito Vesino e al 95esimo vola al primo posto. Gara di grande sofferenza decisa in extremis dall'ex Barça con un colpo di testa, ora Sarri ha 4 punti come Simeone. Pedro dunque decisivo, Pedro che è l'altro mago, scrive la Gazzetta dello Sport. Pedro per la svolta, Lazio dobbiamo continuare così. Lo spagnolo dice una notte speciale, Sarri polemizza con la Lega sugli orari. Strano. Sarri dice spesso, spero che questa vittoria ci dia una botta di coraggio e inneschi un periodo positivo, dice Sarri. Romagnoli ha detto siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare
quello che avevamo l'anno scorso. Sarri ha detto anche la Lega ha avuto la bella idea di far giocare domenica alle 15 una partita tra due squadre impegnate in Coppa, una in Scozia e l'altra in Portogallo. La ringrazio anche a nome dell'Atalanta. Nel girone della Lazio, beh, noi giochiamo sabato sera. Noi giochiamo mercoledì e sabato sera. Quindi che mizzica dovremmo dire noi, no? Beh, insomma, oh, giocate e via, lo sappiamo. Cioè, è inutile che i protagonisti di questo carrozzone che fa un mondiale in 60 continenti perché deve alimentare e pagare l'autistipendio, voi si lamenti del fatto che si giochi troppo. Sì, lo sappiamo tutti che più partite, più si abbassa la qualità. Però, vi piace vincere facile? Correte, cosa volete che vi dica? Correte. Correte su e giù per il mondo e correte su e giù per il campo, perché questa è alla fine la questione. E non esistono pasti gratis, come si dice in economia. Morata vola e l'Atletico stende. Il Feyenoord olandesi per due volte in vantaggio, ma decide la doppietta di un super Alvaro e il gol di Griezmann. Dunque finisce 3-2 per l'Atletico Madrid sul Feyenoord, partita non facilissima, insomma, per la squadra di Simeone, ma arriva la vittoria. Altri risultati della serata: City e Barça vanno sul sicuro, il Manchester City vince sul campo dell'Ipsia, in gol ancora Julian Alvarez, il Barcellona con Lewandowski che si fa male ed esce, trova la rete di Ferran Torres per il successo sul campo del Porto. Quindi questa è la situazione per quel che riguarda la, dove siamo qua? La Champions League e i risultati di questi due giorni che si chiudono. E invece si apre la porta dell'Europa League. Cominciamo dalla Roma. Roma che gioca con il Servette alle ore 21, Lukaku a caccia del 13. L'Europa League è il giardino di casa sua, striscia record per Big Rom a segno da 12 partite. Vuole ripetersi anche con il Servette. Vuole continuare in Europa a fare bene anche l'Atalanta, in una partita molto interessante sul campo dello Sporting di Lisbona. Sporting Atalanta attacchi a tutta con Amorim e Gasp pronti allo show, modulo uguale e filosofia giochista per i due tecnici, mentre si scalda Scamacca per quel che riguarda l'Atalanta. Atalanta che comunque questa sera giocherà con De Ketelaer, riferimento offensivo, con alle sue spalle Lookman e Cobbiners. Si gioca anche la Conference League, partita non facile per la Fiorentina in casa con il Ferencváros. Nico spinge la viola, comanda Nico Gonzalez, Fiorentina d'assalto con il Ferencváros. L'argentino vola, 6 gol per una partenza top, la squadra di Stankovic ha 10 vittorie di fila. Dovrebbe essere Beltrana a guidare questa sera l'attacco della Fiorentina con Sottil, Barak e Nico Gonzalez alle loro spalle. Dunque questa è la situazione per quel che riguarda Europa e Conference League, e direi che possiamo fermarci qui con la rassegna stampa. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento a più tardi in corso della giornata, parleremo della partita, le vostre pagelle nel tardo pomeriggio, quindi continuate a votare su rinaldomorelli.it. 366-111-2964 è il numero di telefono per i vostri vocali WhatsApp naturalmente, e domani alle 18.30 ritorna l'appuntamento con Friday in Live. Vi ho detto tutto, buon giovedì.